mister prima ha parlato di prestazioni indecorose, non è un po' troppo severo con la squadra? Insomma, ci sta anche, no, un calo fisiologico dopo tante partite giocate al massimo. Allora, quando io parlo di prestazioni indecorose, il responsabile sono io, non mi sono mai sottratto, mi è stata fatta una domanda e io dico che il primo tempo per mezz'ora ho visto una grande squadra, un grande Arezzo sotto il profilo del palleggio, della distribuzione, e quando parlo di aspetto indecoroso io parlo di atteggiamento, non è di qualità di gioco né di prestazione dei singoli. L'Arezzo non può giocare sotto ritmo, non può scendere in campo in quella maniera, prendere un gol su di una linea dove scendiamo un quarto d'ora prima, che non è mai e non è mai successo. Sicuramente il calo fisiologico ci può stare, ma io posso essere lo stesso incazzato. Quanti meriti ci sono da parte della Propatria, mister, che ha giocato anche in maniera brillante e propositiva, e quanti invece, ecco, dei meriti dal punto di vista psicologico della rete? Intanto, quando aumentano i meriti diminuiscono i demeriti e viceversa. La Propatria, io lo sapevo, era una buona squadra, vinceva a Bassano, ha fatto ultimamente risultati importanti, sapevo benissimo che dietro avevano qualche problema, soprattutto nella catena di destra, e sapevo benissimo, ve l'ho detto anche giovedì, che davanti erano tanta roba. Serafini manteneva bene la palla e Candido e Terrani sono due giocatori di grande qualità. Calzi in mezzo al campo penso che lo conosciamo tutti. Io sapevo anche, avevamo preparato questo attacco di spinta sul primo campo e c'era andato bene, però voglio dire, già il primo gol è un autentico regalo confezionato. Il secondo è stata l'apoteosi, però è l'atteggiamento sbagliato, perché dopo il 2-2 ci siamo adagiati, non abbiamo mai creduto di poterla vincere e mai tentato di poterla vincere. Io ho messo la terza punta per dare un segnale alla squadra, perché vedevo che stava succedendo quello di Pordenone. Però può succedere, hanno fatto i ragazzi un campionato stratosferico, però se voi mi chiedete io non mi nascondo e dico il secondo tempo è stato qualcosa di impalpabile, di vergognoso, da beach ball sulla spiaggia, dove io sono il responsabile, io non ho mai caricato sugli altri, le responsabilità me le sono sempre prese io e di questo spettacolo vergognoso me ne assumo la responsabilità. Se le chiedo quanto ha condizionato poi l'uscita di Eisen nella parte della Arezzo nel secondo tempo, perché comunque Eisen nel primo tempo era il giocatore che sta mettendo più in difficoltà la Propatria. Ma Eisen è il giocatore di grandissima qualità che abbiamo, uno dei pochi di qualità, perché il resto è tutto molta quantità. Eisen li stava massacrando, no? Veniva tra le linee, soprattutto avevamo provato a destra, stava facendo benissimo, purtroppo si è fatto male. Amen. Cosa sconsiglierà magari per caricare di più? Perché potrebbero esserci altri gare a rischio come questa. È normale, quando tu raggiungi un obiettivo con largo anticipo, un obiettivo inesperato da tutti, il rischio c'è, come lo avevo già manifestato che ci poteva essere. Come lo faccio? Se mi dovessi accorgere che qualche giocatore ripeta le stesse prestazioni, lo metto fuori, prendo qualcuno dei giovanissimi nazionali degli allievi e lo metto in campo. Perché comunque l'obiettivo di arrivare nelle prime nove è comunque un obiettivo importante, no? Proprio per questo, ma a prescindere di arrivare nelle prime nove, noi dobbiamo cercare di fare quanti più punti è possibile e di fare prestazioni da Arezzo che abbiamo fatto parlare tutta l'Italia. Questi ragazzi non smetterò mai di ringraziarli, ma se si dovessero verificare situazioni come quelle di oggi è normale che se si dovessero ripetere non lo permetterò. Giovedì cambia formazione, mister, sì. Si gioca subito a Vicenza. Sì. Ne dovrei cambiare 10, ma probabilmente non lo posso fare. 8-9. Quanto più ne posso cambiare?